Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Io sono Leone e siamo qui oggi per fare una nuova sfida. In tutti i sensi, perché sì, oggi ho deciso di far andare le sfide in rotazione. Quindi, tuttora mi avete consigliato quattro sfide, quindi che sono: la prima, quella solo con Judas e senza prendere nessun oggetto tranne i due, che è la più difficile, sinceramente. La seconda, oggetti solo nello shop. E alla fine ho deciso di usare Isaac, perché mi avete detto Isaac e userò Isaac. Mi è stato detto anche di usare The Keeper, però magari provo a farla prima con Isaac e poi provo a fare The Keeper. Poi la terza sfida: non raccogliere cuori di fede o cuori o Black Heart e usare Maddalena. Si può fare. Che è quella che faremo oggi. La quarta sfida è fare una partita in un seed consigliato da voi che contiene l'occhio maledetto. Il seed lo farò nel prossimo video di sfide. In questo video invece faremo Maddalena in hard, nessun cuore blu o nero. Via. Seed per questa partitozza è 4BS7QSK0. Maddalena inizia con un cuore in più degli altri personaggi e ha per il resto statistiche molto base, tranne il fatto che è un po' più lenta, quindi in teoria potrebbe prendere più danni, e ha lo Yamart che ogni 4 stanze è un oggetto ricaricabile, gli dà un cuore. Quindi è proprio il tank del gioco, molto semplice. Per il resto le altre statistiche dovrebbero essere uguali, e anche là guardando in basso vedo che sono uguali. Primo oggetto Box of Spiders che io prendo. E che direte perché? Perché io preferisco il Box of Spiders a quell'altro oggetto, perché Box of Spiders può diventare molto forte se noi otteniamo un bel po' di danno. Anche se credo che tornerò indietro a curarmi appena prendo un altro danno. In realtà sono un po' indeciso. Lo faccio? Non lo so. Sinceramente io avrei preso The Lost. Secondo me questa sfida è ancora più facile con The Lost a un certo punto, perché rischiamo ovviamente di avere pochi cuori rossi. Ok? E fin qui potrebbe essere. Ovviamente rischiamo di avere pochi cuori rossi. The Lost è meglio, perché se ho pochi cuori rossi, mi conviene così per prendere tutti i patti con Satana, perché tanto cuori blu non li può tenere, mentre invece può prendere i patti con Satana gratis, quindi è come niente. O anche The Keeper in realtà sarebbe facilitato. Cioè, sarebbe facilitato. Funzionerebbe meglio se uno sa giocare bene la sfida, perché non può avere proprio il drop di cuori a prescindere. Diventano tutte mosche, quindi dovrebbe essere meglio. Però le statistiche di The Keeper, che sono pessime, secondo me non rendono mai buona una partita del genere. The Keeper basterebbe che ha. Se avesse, anzi, una migliore, anche solo di poco, non range, non mi viene il termine. Se avesse anche solo di poco delle tiers leggermente più alte a posto del danno, sarebbe non un buon personaggio, ma un ottimo personaggio. Larry Junior, campione, mi dà fastidio. Molto fastidio, perché è un po' difficile. Ovviamente non possiamo vedere che oggetto c'è, però io lo posso prendere, perché ho chiesto chiaramente se posso raccogliere oggetti che mi danno i cuori blu. Cioè, nel senso, se io non posso raccogliere quelli blu, ma per esempio il patto lo posso prendere anche se mi dà due cuori blu, ok? Mi ha detto che li posso raccogliere, quindi lo farò. Molto semplice. Adesso voglio provare una cosa. Ok, io non penso, cioè a me non piace, voglio provare una cosa però, visto che siamo a 2 minuti di video, oltre a ricordarlo a fine video, lo ricordo anche qua. Se vi piace il video che state per vedere, lasciate un mi piace. Voglio fare perché, così, per sapere, per vedere se cambiano qualcosa nelle statistiche. A me non piace in teoria, io lo faccio soltanto a fine video, ma non perché sono pazzo, lo faccio a fine video perché sì, a me non piace, quindi no, non è giusto. No, non mi piace ricordare ogni 2 secondi il pollice in su. Sì, il pollice in su mi fa capire se vi sta piacendo un video, però mi piace di più avere la visualizzazione del pollice in su fra un po', quindi pensate un po' voi. Speedball, speed più shot speed up non fa nulla, minore di 3 è un cuore in più, che è utile per questa sfida, mentre Speedball un po' di velocità in realtà con questo personaggio non la schifo. Però avrei preferito, che ne so, Roid Rage, che era speed più damage up, e allora migliore di sicuro. Ok, eliminiamo questi nemici, vediamo cosa mi dà questo. Questo che è un Chow Clubs, bene, potrebbe tornarmi utile. Che tristezza, che lentezza che ci metteremo a battere Envy. Dobbiamo arrivare, credo, fino a Blue Baby. Non mi è stato specificato, ma penso fino a Blue Baby. Perché, beh, decido io, fino a Blue Baby. Molto semplice.
Se volete propormi altre sfide, scrivetemelo sotto nei commenti. Se avete sfide con oggetti particolari, ricordatevi di mettermi anche Seed. Oppure se semplicemente volete che io faccia un Seed per Afterbirth, per Rebirth sono diversi, in cui c'è un tot di oggetti, e voi volete che io faccia quel Seed, scrivetemelo sempre sotto nei commenti. Io lascio molta apertura per quanto riguarda le partite di Isaac, perché quando troveremo poi tutti gli oggetti, molto semplicemente avremo finito il gioco, quindi in realtà non manca tanto, per nulla, anzi, se riesco a ottenere quei due o tre oggetti che mi mancano è a posto. E nella prossima partita credo che tenterò un'altra grid mod per vedere per cercare di ottenerli. Ovviamente ha droppato soltanto una bomba, una troll bomb, neanche una di quelle buone, e non posso dire che era utile, di certo. Vorrei sinceramente avere due bombe, perché là c'è un 10 centesimi a terra, quindi potete capire quanto sarebbe utile. Vediamo cos'è questa. The Magician. Voleva Chuo Clubs, è meglio. Stavo cercando di concentrarmi per fare quel movimento che voi dite una minchiata. Io vi dico no, non lo è. Purtroppo non lo è. Anzi, è anche abbastanza difficilotto a fare. Muori prima che mi sprechi il mio ragno. E andiamo qua dentro, affrontiamo i mostri. Dobbiamo stare attenti perché tutta la partita, se prendiamo quindi un danno contro i boss, perdiamo il patto con Satana. Oltre al fatto principale che i patti con Satana sono pericolosi, perché non posso prendermi tipo Dead Cat e sperare sui cuori di fede. Non posso. Anche se tipo, se mi droppa l'oggetto che abbiamo sbloccato, quello là finale, il Mega Blast, credo che si chiami. Non mi ricordo mai il nome esatto, se era proprio Blarg oppure Mega Blast. Ovviamente abbiamo preso danno. Se mi droppa quello dovrei essere tipo al settimo cielo, perché lo prenderò comunque, visto che dovrebbe essere tipo l'oggetto più potente del gioco. Secondo me rimane Olimento l'oggetto più potente del gioco, però ognuno ha le sue idee. Secondo voi qual è l'oggetto più potente del gioco? Ditemelo. Oddio, sono molto per. Ditemi tutto ciò che volete. Pentagramma, damage più damage up, più la possibilità aumentata di patti con Satana, che non è neanche da schifare. Non è proprio a schifare. Ci completiamo il piano perché magari c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Quindi io uso Chuo Clubs, lo uso. Ne piazzo una qui e mi prendo quei 10 centesimi. Perché una bomba per 10 centesimi per me ne vale la pena. Ok. Vediamo un pochettino. Voglio entrare qua dentro? Sì, potrebbe esserci qualcosa. Questa è una Gera. Oh. Buona. Buona Gera, buona Gera. Sembra una battuta. Buonasera, buona Gera, però. Oddio mio, che battuta pessima. Ah, mi ha fatto male al cuore pensarci. Ok, comunque, questo è un tipo di sfide che mi piace, perché non avere restrizioni con i personaggi sulle sfide mi piace, o comunque non avere restrizioni sugli oggetti delle sfide mi piace, perché così casomai posso, che ne so, in una di queste sfide comunque andare avanti nel gioco, prendo la forbice, per dire. La forbice, oppure se trovo il corpo, posso prendere anche il corpo degli oggetti sbloccati da Delos, che mi dà 3 HP up. Quello là è un buon oggetto di sicuro. Il Super Mandage l'abbiamo preso, se non erro, grazie a un reroll dei reroll dei reroll di una partita, della partita in grid mod. Però, beh, mancano ancora un po' di gli oggetti più difficili mancano. Dovrei mettermi a farmare pesante. Penso ai grid mod. Perché in grid mod credo che si ottengano più facilmente, però. Ditemi se volete vedere tipo dei video soltanto in grid mod per un periodo in cui io farmo pesante per ottenere gli oggetti oppure no. Perché lo posso fare, non lo voglio fare, perché come state vedendo non lo voglio fare ora perché penso che sia più interessante vedere diverse partite. Anche a caso, perché intanto alla fine abbiamo sbloccato tutti gli oggetti. Questi seed, se li usate, otterrete gli stessi oggetti che ottengo io, che non è così scontato di solito, perché finché uno non raggiunge il Real Platinum God, anzi 1000x, 1000% X nerd, roba del genere, che sono gli achievement finali del gioco, in teoria non dovrebbe avere tutti gli oggetti del gioco. Sto avendo un po' di danni e pochi drop di cuori rossi, questo non mi piace, speravo che si bloccava come fa sempre, però purtroppo non l'ha fatto. Vediamo cos'è questa. Questa è un iPhone Pills. Mettiamo una bomba qua, non per i cuori di fede, ma magari perché mi droppa qualcosa. Vediamo questa, mi dà ranni. Quindi nulla praticamente mi hanno dato. Quelle ceste mi hanno dato nulla e non mi piace. Però dai, non è ancora detta l'ultima parola su questa partita. Un po' difficile adesso, perché non siamo messi benissimo, però. Oh, vorrei volare. Perché là sono almeno. Allora, sono
5 più 2, 7 centesimi più una chiave. Che se la doppio diventano 14 centesimi, che sono quasi un oggetto, però quelli sono dettagli. Rimuoviamo questo, così i miei ragni andranno contro di lui. Cattivo lui, che cattivissimo. Sono gettati nella stanza del tesoro. No, va bene, volevo soltanto esserne sicuro. Eliminato lui, rimane soltanto i suoi famigli, che moriranno in fretta, per fortuna. Tirse e Damage mancano. Purtroppo, per il piano in cui siamo, mancano, e quindi li voglio. 99 bombe. Si vede che le stanze del tesoro sono da ricercare. Purtroppo, cioè, stanze segrete sono da ricercare. Ok, trovata una. Questo lo faccio esplodere. Credo che non esplodeva quello. Ah, ci ho preso anche danno. Che coglione che sono. Una bomba per un centesimo. Quanto detesto questa cosa. Comunque sono un coglione perché quel danno me lo potevo risparmiare. A questo punto faccio così. Magari mi droppa anche cuori rossi. Se mi droppa mezzo cuore, va bene. Entriamo qua dentro e vediamo. Allora, Mumsky mi darà tanti. Tanti. Come si chiamano? Tanti forzieri che avranno più roba dentro. Questa invece è una get out of jail card. Non è male. Non è per nulla male, però non voglio farmi Mega Satana, perché quella è la carta per Mega Satana, eh? Non ci sono. Non c'è niente da dire. È proprio la carta per Mega Satana, perché fa l'effetto della Dazki, solo che è una carta. Quindi, beh, ovviamente è ottima. Infatti è una delle carte che speravo di trovare quando volevo fare Mega Satana con The Lost. Molto tempo fa oramai. Non neanche tanto, tanto, tanto tempo fa, non si può sentire. Neanche tanto tempo fa, ma semplicemente avrei voluto tenere quella carta, fine. Ora andiamo qua. Non trovo bomba normale. Mi sento impastato ed è brutto parlare così. Spero che non dà fastidio. Diceva Solert e Blackheart la sfida, scusatemi, è perché. Fai senza prendere Solert o Blackheart. Quindi Eternal Heart in teoria sì. Perfetto. Ok, questa è un'Eternal Heart, quindi lo posso prendere. Potevo raddoppiarlo con Gelo, ottenere una KPA, però sono un deficiente, adesso ho dimenticato. Eliminerò alla fine quei due nemici che stanno ai lati e voglio utilizzare le bombe. No! Stavo per perdere l'Eternal Heart per una minchiata grande come una casa. Perché voglio usare le bombe? Perché ne ho tante e levano molta vita a Chubb. Perfetto, adesso eliminiamo questi nemici stando tranquillamente così e tutto andrà bene. A distanza, con calma e tranquillità, 56% del patto con Satana è poco, infatti non lo tengo. Un altro HP up. Altro che devo fare in questo piano? No, posso scendere. Perfetto, dammi l'HP e sarò contento. Quindi andiamo qui avanti. Curse of the Lost, ovviamente, però abbiamo ottenuto un HP up anche. No, vedete, questa è una delle poche partite che vedrete con una marea di HP up da parte mia. Una chiave per due bombe. Non lo so se la voglio fare come spesa. Però posso spendere una bomba per aprire quattro ceste praticamente. Che dovrebbero droppare una marea di roba. Devo stare attento a non prendere. Devo stare attento. Mi sto immedesimando troppo in questo personaggio. Se dico attenta perché Maddalena è femmina. Ok, piazziamo una bomba qui e ci leviamo dalle palle. Perfetto, non ci sono neanche cuori. Sì, adesso raddoppio tutto. Sì, ne varrebbe la pena secondo me. Dovrei ottenere una marea di roba oltre ai cuori rossi, quindi blister, perfetto. Proprio una marea abbiamo ottenuto anche la cap. Ho perso purtroppo 2 centesimi praticamente, però dai, ne valsa la pena. Abbiamo ottenuto un sacco di centesimi, veramente un sacco, un sacco, un sacco. Perfetto. Ovviamente se c'era tipo una pillola tier up sarei stato più felice, però mi accontenterò. Adesso abbiamo una luck che non è bassa, perché un 3 di luck non è brutta luck. Questo danno invece da coglioni, non ci sono altre spiegazioni purtroppo, perché potevo evitarlo tranquillamente, però abbiamo una marea di vita, cosa che in realtà non mi piace più di tanto, perché preferisco avere più danno che vita, ma otterrò una carta The Joker al limite, se proprio ne necessito, che mi darà almeno un buon patto con Satana, spero, uno, non credo tanti, uno. Doppio Ultra Pride. Ok. Ho bisogno di un attimo di concentrazione perché in realtà sono molto fastidiosi. Ok, fatti danni a loro perché
Possono colpire molto facilmente con una serie di attacchi molto stronza. Lo voglio? No, non lo voglio. Preferisco quello che ho adesso. Perché mi possono droppare al limite o oggetti del patto con Satana, poco probabile, oppure, fatemelo dire fra un secondo quando elimino un po' di nemici. Ok, oppure oggetti del patto con Satana, oppure quelli di fede come roba utile. Il resto non mi piace. Bolso steel lo posso prendere perché ho chiesto in teoria. Beh, non posso saperlo, al limite non le prendo più adesso. Però non potevo sapere che era un bolso steel, molto semplice. Penso che la possa prendere perché mi ha permesso di prenderci gli oggetti. Se non posso prendere le pillole e bolso steel, magari non la uso più per sicurezza. Un altro cuore eterno, questo è culo. Non la uso più per sicurezza, però quantomeno credo che la posso prendere. Magari mi scrivi sotto nei commenti se la potevo prendere oppure no. Se non la potevo prendere, la rifaccio la sfida, molto semplice. Non mi do problemi, perché se uno mi propone una cosa, io la cosa la faccio. Se lo voglio fare, ovviamente. Se poi non la voglio fare perché proprio di mio non mi piace, quella è un'altra cosa. Stavo là, rischiavo di prendere un danno che era da tagliarsi i capelli e non le vene. Perché suicidio è una cosa brutta. Ragazzi, suicidio è la fine della vita. Perché mai vorrei finire la mia vita? È così bella e divertente. Mi piace tanto vivere. Mi piace le emozioni che mi dà vivere, sapete? Che cagata che ho appena detto, perché è una cosa vera. Ma fa ridere il fatto che se non sono in vita, almeno mi fa ridere, a me mi fa sorridere, che se non sono in vita non ho emozioni, quindi è ovvio che mi piacciono le emozioni di vivere. Ok, dopo questo problema lessicale, triplo shot, va bene, ok. Siamo appena diventati The Keeper. Ok, non prendiamo quel cuore di fede, che sennò abbiamo perso praticamente. Triple shot è un buon oggetto perché abbiamo già, in teoria abbiamo già più tier di The Keeper con più danno, ma sono dettagli. Comunque mi piace come oggetto. Preferisco il Mutant Spider, cioè quindi 4 colpi, però non posso neanche dire che 3 colpi sono male, visto che dovrebbero essere comunque un aumento del DPS. E fa bene, Bercano. Allora, vediamo qua. Me la piglia lucetta. Sì, però questa è una Choerz, non mi interessa. Nightlight mi interessa perché oltre a illuminare tutto di più, è utile per il fatto principale che, come si può dire? Adesso me lo farò venire in mente. È utile per il fatto principale che rallenta i nemici nel cono di luce. Quindi, oltre che la Curse of Darkness non sarà più utile, nel senso che non ce ne frega nulla, rallenterà anche tutti i colpi dei nemici che sono nel cono di ripresa praticamente la luce. Questa è una Heltdown. Me la merito per aver preso un'altra di quelle pillole. Ah sì, Blister. Credo che si chiami così quello al trinket che ho adesso. Che cosa fa? Non l'ho detto e lo dovevo dire magari, scusatemi. Aumenta il mio knockback. Nel senso che le mie lacrime hanno un knockback più alto, quindi è un buon oggetto anch'esso. Non male, anzi, non è che è buono, non male. Ok, facciamo così, andiamo avanti. In realtà è possibile farmare bombe infinite con quell'oggetto. Se per caso avete un modo per spawnare bombe che sono troll bomb, che so, appunto, il libro. Lo potete usare, poi potete renderle immuni, nel senso renderle non funzionanti con quell'oggettino lì. Piazzo una bomba qua, magari spawna in tempo. No, mi spawnato addosso, giustamente, perché una cosa che mi dà meno fastidio non la potevi fare, eh. Cioè, una cosa che mi dà più fastidio non la poteva veramente fare, quindi è stato bravo a capire qual era il mio punto debole e il mio punto di fastidio. Dai, 56% patto con Satana, spero di ottenerlo. Come in realtà so che queste lacrime saranno molto lente se io le guardo con questo colpo, con questa cosa, però mi colpiranno comunque. Ho preso danno alla fine, ma avevo quel cuore di fede, quello di fede, sì. Ho preso questo qua perché è un oggetto che mi dà il cuore di fede, quindi lo potevo prendere. Lanciamoci bombe su bombe, ovviamente lui rotea sempre quando non deve. Roteo sempre, ciao. Sembra tipo quello lì che aveva scritto, che aveva detto sorrido sempre, ciao, ma è passato tanto tempo, è trash italiano. Non so se lo conoscete. Se avete trash italiano, domandina proprio a caso. Oggi sto prendendo proprio domande così Damblen. Damblen, non Damblen. Damblen, leone non esiste. Cattivo, schiaffettivo sulla mano. È discesa giù nelle tenebre. Comunque la partita non è così male, ma definirla bella è una bestemmia.
Sì, finiva bella, è proprio una bestemmia. Siamo qua dentro. Potrei quasi farla quella stanza. Mi interessa invece questa. Ho talmente tante bombe che sprecarne una qua non me ne frega nulla. Cosa fa il Koal? Il mio Xmas Present aumenta il danno dei miei colpi più lontano essi vanno. Quindi è un buon oggetto quando si ha un buon range. Non abbiamo un range spettacolare, ma col triplo shot da lontano adesso dovremmo fare molto più danno. O comunque dovremmo fare comunque leggermente più danno. E ciò non mi lamenterò mai di fare anche solo leggermente più danno. Perché non vedo. Allora, se io metto normale. La mappa si è buggata tipo. Perché se io la metto normale non si vede. Va bene. Ok, adesso è a posto. Ok, perfetto. Mi stavo preoccupando perché sembrava buggata. E ora che riesco a vederla, invece sono abbastanza più tranquillo. Assai. Scusate, mi sto dimenticando. Assai perché è importante dire minchiate. Potevo cercarle le stanze segrete, a dirla tutta. Ma perché? No, ma io che cerco le stanze segrete? No, le stanze segrete devono cercare me. Sono io che devo essere richiesto alle stanze segrete. Chi non mi cerca non mi merita. Che cagata che ho appena detto, eh? Della serie spariamo minchiate estreme. Ah, ritorniamo alla filosofia. Allora, cosa vi piace? No, sto scherzando. Non voglio ritornare alla filosofia dei video. Voglio andare avanti e dire di roba interessante, forse. Forse stavo tipo avendo la mezza idea di fare le magliette, perché la parte che ho mi permette in teoria di aprire uno store. Stavo questa mezza idea, però non, cioè le farei più che altro per me. Principalmente, perché poi me la comprerei io. La magliettina col mio logo e tutto. E la metterei nel vlog. Non so se a voi mi potrebbe interessare che ne so, magliette su Bumbo. In realtà devo chiedere se. Zetid, se stai guardando questo video, che ti contatterò anche in privato, la vuoi la maglietta con Bumbo? Sulla storia di Bumbo. Ti do vita. Ti do vita per un oggetto del patron Satan che magari mi potenzia, te la do. Dai, renditi utile anche il Schwartz. Gimpy. Inutile, però aumenta i patti con possibilità di patti con Satana. Quello è la cosa più utile in realtà. Il fatto che li spediamo a quel paese, questi non è che mi inquieta, però mi rende felice in realtà, perché così dovrei essere più tranquillo. Gimpy, quando prendo danno ho una possibilità di droppare cuori di fede. Non è utile per il fatto che i cuori di fede non li posso raccogliere. Mettiamo qua dentro. Deck of Cards. Lo userò una volta. Cosa mi ha dato? Un The Magician. Va bene, mi piglio Box of Spiders. Vediamo qua dentro. Allora, quella era una Ball of Bandage. Una Chu. Una Co. Oddio mio, non mi viene il nome. Dai, Leone, dai. Era una Ball of Steel, ecco. Che problemi che ho. Comunque, era una Ball of Steel. Che non la uso perché proprio voglio sapere se la potevo usare oppure no. Spero che non me la conti. Se me la conta, rifarò la sfida. Molto semplice. Non mi devo fasciare la testa, mica, eh. Vi ho fatto soltanto un video in più. Cioè, alla fine, se il video vi piace e siete contenti di vederlo, non sarò mai non contento di averlo fatto. Anche se per caso è persa. Tipo, non mi dispiaciuto fare il video in cui io perdevo male o facevo i mega fail della vita in alcune partite. Non mi è dispiaciuto. Perché a voi è piaciuta. Comunque vi ho strappato una risata. Non lo so, vi è piaciuto il video. E quindi non mi dispiace. Preferisco questo perché quello mi dà invulnerabilità temporanea. Questa stanza in realtà non è molto semplice perché ce ne sono due di questi e finché non si accorpano sono fastidiosi. Gli altri non prendono danno. Muori. Ok, un colpo dovrebbe morire. Magic Mash, finalmente è arrivato l'aumento di danno. Più aumento di danno, più è uno stats up, più HP up e moltiplicatore. Quindi è veramente l'oggettone. Direi proprio che è un oggettone. E direi che entriamo qua dentro. Diminuisce le possibilità di patto con Satana. Però un'altra partita ti avrei preso. Tesoro caro, un'altra partita ti avrei preso. Perché ho aspettato la fine di qualcosa? Non lo so. Ti avrei preso un'altra partita. Addio. Mi porta un cuore di vita. Significa praticamente morire con questo setup. Perché non abbiamo il danno necessario. L'unica cosa che abbiamo buono è il. Cioè, è la vita. Karma. Dovrebbe darmi qualcosa, però non so esattamente cosa. Io l'ho preso.
Allora, vediamo un pochettino. Quanti cuori ho? Ne ho 6 più 2, quindi 8. Quando arrivo a 4 devo usare cioè. A teoria adesso, vabbè. Andiamo lì ancora un po' di vita. Contrast from below. Raddoppierà praticamente ogni drop. Perché raddoppia. Contrast from below raddoppia praticamente tutti i drop in una stanza. Vedete qua me ne ha dati due, infatti. Entriamo qua dentro e vediamo. Io direi di giocare un po' qui. Magari mi droppa qualcosa di interessante. Ho una buona luck, quindi dovrebbe do droppare. Casomai faccio esplodere tutto quando arrivo alle 40 monete. Cioè, più di 40 non mi dovrebbero servire, quindi evitiamo. Ecco qua, un cuore rosso, già ne valeva la pena. Alle 40 faccio esplodere, ti faccio esplodere macchina. Brava, l'hai capito questa cosa. Vuoi esplodere tu, magari? Da sola? Brava, ma quanto è brava una macchina che si comporta in questo modo. L'altra non la gioco perché potrebbe droppare quelli di fede, non mi interessano. Preferisco i cuori rossi. Ecco qua. Perché non li posso prendere quelli di fede. È la sfida. Se non l'avete ancora capito dopo 22 minuti che lo ripeto. Comunque i drop di cuori rossi, al contrario del solito, sono stati innumerevoli. Ah, perché non ho ragionato sul fatto che sarebbero arrivati in massa e che mi avrebbero fatto danno. Sono un deficiente. Vabbè, drop di cuore rosso mi aiuta. Doppio drop di cuore rosso mi aiuta abbastanza. Questa è una delle volte in cui vorrei Charm of the Vampire. Sì, è una di quelle volte. Un HP up a caso. Devo trovare sia la stanza del tesoro che la stanza nel negozio. Sono due cose che devo fare e quindi cercherò di farle. Sì, adesso col danno che abbiamo adesso va bene più o meno. Perché riusciamo a cavarcela. Più o meno riusciamo a cavarcela, ovviamente. Stanza del tesoro dove sarà? Credo a quel paese, molto vagamente, però. Ok, entriamo qua dentro. Grid, no. Possibilità di ottenere per i prossimi. Per le prossime. Stanze del boss dei due oggetti, cioè sì, due oggetti. Faccio esplodere quello che ovviamente è possibilità di patto e andiamocene qua sopra. Ok, il fatto che abbiamo il pentagramma credo che ci sbilanci verso i patti con Satana, se non erro. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Devo cominciare a introdurre un argomento, però ultimamente ho pochi discorsi su cui parlare, perché vi potrei parlare sul fatto che siamo quasi al periodo di Pasqua. E non avrei molto da dire perché quasi sono le feste, fra un po' non ci sarà più scuola. Ciò significa che avrò un po' più di tempo anche per fare qualcosina per me, non solo per voi, perché sapete com'è, ogni tanto anche io una vita sociale purtroppo ce l'ho, quindi potrò fare qualcosa per me. Voglio prenderlo e ripoggiarlo in realtà, tesoro. Grazie, bravo Leone, sono talmente lento che non riesco ad andare dove voglio, c'è un problema. Comunque, posso fare anche qualcosina per me, oltre che per voi, posso sistemare molte cose e questo mi piace, perché purtroppo non è sempre così la situazione. Adesso, stanza super segreta, dove sei? Qui? Qui. Buono, buona stanza super segreta. Ti piazzo una bomba qua però. E apriamo questa. Mi ha dato una runa che è Ewaz, passaggio. Nope, però posso ottenere una marea di ragni per la prossima stanza. Questa è una feromoni. Ewaz, magari mi apri una retro treasure room. No, non me la apri la retro treasure room, va bene. E allora affrontiamo mamma. Non c'è nient'altro da dire. Affrontiamo mamma e vediamo in quanto tempo muore. Molto o poco? Dipenderà secondo me anche da quanto. Ah, da quanto sono deficiente. Perché quel danno era evitabile. Però, il drop di cuore rosso non so perché c'è, ma non mi lamenterò se c'è. Perché significa che siamo fortunelli. Credo che sia sempre basata sulla luck in realtà come cosa. Perché se no non me la spiego. Il nostro knockback up in realtà ci sta aiutando tanto. Perché questi nemici se no mi darebbero molto più fastidio di quanto già mi danno. I nostri tre colpi, dai, non fanno così poco danno. Te lo devo aumentarmi le tears. Perché se ho delle tirs aumentate i nostri tre colpi sarebbero perfetti. Ora come ora hanno un danno che non è male, però non è ancora di quelli là buoni. Ovviamente drop di cuore di fede. Entriamo qua dentro. Due oggetti di gappi. Maledetto! Maledetto! Li prendo perché due oggetti di gappi rendono possibile il terzo. Atame, quando vengo colpito faccio del danno anche abbastanza alto. Non so se devo prendere l'altro oggetto di gappi. Perché potrebbe essere la vittoria sulla partita, ma anche no. Quindi è un po' insicuro. Speriamo di ottenere almeno un altro oggetto di gappi, perché ne abbiamo due. Quantomeno dovremmo ottenere molti cuori rossi.
cioè molte ceste, scusatemi, cavolo dico quelli rossi. E grazie all'oggetto che abbiamo ottenuto, dovremmo ottenere sempre della buona roba dalle ceste. Cioè, nel senso, dovrebbe sempre ottenere molta roba dalle ceste, più che buona. Ciò risulterà in un insieme di cose e sono utili. In realtà, la restante parte del piano non mi interessa assolutamente, perché mi interessava il boss. Ecco qua, due ceste. Perfetto, avete già visto l'effetto in azione. Ok. Entriamo qua dentro e affrontiamo un doppio The Fallen. Vabbè, è normale purtroppo. Voi direte perché è normale? Perché non ve l'ho detto, ma Contact from Below, oltre a raddoppiare il... Dai, quello là si prende danno. Atame farà un buon danno, che quasi lo sciotta. Ogni danno che prendo comunque farò un buon danno, ecco qui. Ovviamente dropperò anche cuori neri che devo evitare di raccogliere quando farò quel danno. Dai, leone, concentrati. Ho 6 cuori, quindi a 3 cuori praticamente adesso devo utilizzare l'oggettino. Ti voglio bene, gioco. Brimstone. Salve. Salve, Brimstone. Salve. Cosa fa Brimstone? Sono tre raggi in questo caso che aumentano il danno nella distanza e che fanno un danno altissimo. Un po' lenti a caricare, però prevedo di shottare ogni istanza appena entro. Custom Unknown, non so la mia vita. Ce l'ho al massimo, scusatemi. Scherza, ovviamente, non dico che non so la mia vita. Ora, proviamo a dare un po' di chiavi a questo qui. Voglio rimanere almeno a, cioè, a 10 mi va bene. Rimanere a 10 mi va bene, però non credo che ci rimarrò. Questa è una Bomb Star Key. Oh, ok, perfetto, posso proprio sfondarlo di chiavi. Questa è una Bad Guess, quindi inutile. Lo posso sfondare letteralmente di chiavi perché mi ha dato solo tante chiavi. Comunque, quelle di fede non mi serve. Se mi danno un ultimo oggetto di gappio, ho vinto praticamente. No, Counterfeit Penny. Sarebbe stato buono tipo un paio di stanze fa, però no, in realtà no, non c'erano neanche questi grandi oggetti. Blister è inutile in realtà, quindi prendo il penny contraffatto, diciamolo in italiano. Ci metto un po' a caricare il colpo, dopo che lo sparo, però fa un danno altissimo, perché vedete benissimo che è un grande oggetto questo. Veramente. È un oggetto partita, quindi credo che questa sfida ce la leveremo già adesso, a meno che non mi vuole contare proprio quella lì, quella Ball of Bandages, però l'ho evitata. Io direi che non sarebbe da contare. Però dai, questa sfida non è neanche troppo difficile. Quindi mi avete fatto per una volta, non ci avrei mai scommesso, una sfida facile. O quantomeno fattibile in poco tempo, senza doversi preoccupare troppo. Grazie. Perché significa che un po' ci tenete a me. Mi volete bene, me e alla mia sanità mentale. Il problema è che ho adesso delle tears pessime. Quindi ho bisogno di tears in realtà. Perché non faccio danno se non ho il colpo pronto. Ok. E anche se ho il colpo pronto, non è detto che riesco a colpire i nemici. Ok, ma non credo che riuscirò a ottenere tears fino almeno alla chest. E questo è il problema. Dai su. Muori. Ovviamente mi fai anche danno, purtroppo. Non so quanta vita ho e non la posso sapere. Però posso tornare indietro e recuperarla. Ok, mettiamoci lontani, eliminiamo questo nemico. Lo farò tipo verso fine piano. Intanto dovrei avere almeno un cuore adesso. Il limite dovrebbe essere questo. Caricati, eliminiamo anche gli altri due. Questi qua sono. Allora, perfetto, adesso dovrei essere full vita. Lo scopriamo subito. Ho ottenuto praticamente le chiavi in ritorno. E mi va bene quando riottengo ciò che perdo. Perché significa che posso farmare all'infinito. Sì, sì. Momski è veramente buona. Veramente buono come oggetto. Mi sto grattando un attimo il naso. Quindi non so se avete sentito rumori molesti, purtroppo. Ma è una delle necessità della vita: grattarsi il naso. Vorrei evitare di sprecare l'oggetto, quindi magari cerco di racchiuderli nello stesso colpo questi due. Eh sì, così dovrebbe andare. Proptosis non funziona bene con il Brimstone, secondo me, perché sì, facciamo una marea di danno in colpo ravvicinato, però allo stesso tempo non ne facciamo più da lontano. Ok, liberata la stanza. Aspettiamo che carica. Oh, ok, ora.
Aspettiamo lo stesso qua che carichi. Abbiamo molte chiavi, abbiamo veramente molti oggetti. Mi va bene, facciamo così. Adesso ci mettiamo qui e facciamo cos'ha. Quasi eliminato. Un altro colpo e credo che morirà, infatti. Patto con Satana? No, nulla. Peccato, peccato. Era un peccato con Satana, non un patto con... Ok. Nella mia mente ha senso perché basta aggiungere un Kai, quindi entra. Però... Vediamo. Vediamo tanto. Curse of the Blind, non dovrei ottenere oggetti, quindi non mi lamento. Oh, danno preso lì, non mi piace. Però, dai, su. Contact from below poi mi sta rendendo la situazione non potente di più. Un luck up, se ottengo altri luck up mi potenzia ancora di più. Incredibile proprio. Perché contact from below raddoppia praticamente il drop. E come vedete benissimo qua è utile. Ora apriamo questa perché speravo di ottenerci qualcosa. Questo è un health down. No, perché l'ho preso? Sono deficiente. Un health down ho preso. Perché ho visto health up per quel secondo. No, perché ho fatto sta stanza? Perché sto facendo queste cose? Devo comportarmi bene. È quasi vinta. Quasi finita la sfida. Lasciami provare. Devo vincere, non posso perderla adesso. L'ultimo sarà Chubb. Vabbè, posso rallentare tutti i suoi famigli, quindi dovrebbe essere facile. Perfetto. Box of Spiders, la uso. Andiamo avanti. Confido che sia qui a sinistra. L'altro. C'è mancato poco che mi colpiva. Aspettiamo che carichi. Ok. Eliminiamone uno. L'altro poi possiamo, credo, mantenerlo un pochettino. A distanza. No, purtroppo no. Scusatemi, stavo mentendo. Sapendo di mentina. Se mi dai anche un altro oggetto, tu dirai quale? Se tu mi dai anche, ok, quel cuore di fede lo devi evitare come la peste. Un power pill è interessante. Questa è un tears up, no, full empty. Allora, quel cuore, proprio quel centesimo lo voglio. No. Quindi evitiamo di fare minchiate e non raccogliamo neanche quel centesimo. Adesso io mi metto all'altra parte della stanza. Morirà male? Non lo so se prende meno o più danno, perché qui sono tre. Però all'altra parte sono, come si può dire, uno, ma estremamente potente, quindi non saprei. Ok, come sempre per combattere Isaac dovete mettervi in certe posizioni della mappa. Vorrei utilizzare la Power Pill per schivare un colpo. Quindi facciamolo subito. Ho preso danno, però facendo così, quindi non credo che ne sia valsa la pena. Per schivare questi colpi qua dovete mettervi nell'angolo. Praticamente opposto a dove spara. Cioè, se spara qui dovete mettervi qua. Non opposto, nel senso un'altra parte. Adiacente, ecco, non mi veniva adiacente. E io studio pure geometria. Ah, Dio mio, quanti problemi ho. Io studio pure geometria e non so ste cose. Mi dovrei vergognare tanto. Ok, chest senza curse, bene. Isaac Tears, non credo che siano buone. Allora, però prendiamo tutto. Little Steven, Psychic Freehand, sparerà dei colpi. The Common Cold, Poison Damage. Harlequin Baby è sempre un famiglio che spara dei colpi. E Isaac Tears, come funzionano? Ok, spara Tears, non spara il Brimstone. Quello è un altro oggetto. Sì, lo so che era un altro oggetto, però non mi viene il termine. Tamized, la testa di Tammy. Sì, avere l'effetto anche che avvelena mi piace come cosa. Non so quanto, però mi piace. Ok, lasciamo eliminare i nostri famigli questa. Non mi hai droppato ceste, eppure dovrei avere tutti i requisiti per dropparle. Questa è la partita che se vi portavo Get Out of the Jail Card era da Mega Satana, ve lo dico. Ok, questa sfida credo che la completeremo in un episodio, purtroppo. Muori, morte. La morte sta morendo. Ci sono tanti problemi al mondo se una cosa del genere succede. Vi immaginate gente come Hitler viva ancora? Sarebbe brutta come cosa. Purtroppo la morte è brutta, ma è necessaria. Anche per il mero fatto che elimina gente come Hitler. Allora, questo è un tears up. Diminuisce il range, ma abbiamo un range infinito. Quindi è semplicemente un tears up. Quindi, in poche parole, ci siamo resi molto più potenti. Perfetto. Veramente perfettissimo. Quello è stato una grande botta di culo. Poi abbiamo Runebag che droppa rune, ed è bene.
Eliminiamo anche questo qui e andiamo avanti. Boss, perfetto. Perfettissimo, perfettoso, perfettosamente perfettoso. Petaloso, direi quasi. Ho paura che verrà ammessa questa parola nel dizionario italiano, lo sapete? Diventerà una parola della lingua italiana, purtroppo, perché la gente la sta usando. E quindi l'Accademia della Crusca, che regola la lingua italiana, aveva detto che non sarebbe stata nella lingua italiana finché la gente non la utilizzava, visto che la gente la sta usando, credendo che nella lingua italiana verrà ammessa. Comunque, abbiamo completato questa sfida alla prima botta, quindi sì, era un po' facile, però meglio così. E allora vi posso dire che è fatta. Per questo video, quindi, da Leone è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto, scrivetemi il perché. Qua da Leone è tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video. Ciao!